Allora, un caro saluto a tutti e proviamo insieme a svolgere questi esercizi. Allora, partiamo dall'esercizio 2. Si tratta di distribuire il monomio o mezzo di b al quadrato al polinomio che è presente qui. Utilizziamo la proprietà distributiva. Quindi, la prima cosa che va fatta è di moltiplicare un mezzo di b al quadrato per il primo termine, che è 3 quarti di b al quadrato. Dopodiché moltiplichiamo sempre il primo termine, cioè questo un mezzo di b al quadrato, lo moltiplichiamo per l'altro elemento del nostro trinomio, quindi otteniamo più un mezzo di b al quadrato per 2/3 di b. Ultima operazione è quella di andare a moltiplicare sempre il nostro monomio per l'ultimo termine, che è questo meno 1. E andiamo a vedere prima i segni, quindi più per meno e meno. L'elemento 1 è un elemento neutro e quindi abbiamo un mezzo di b al quadrato. Ora, scritto così, non va bene, bisogna fare i calcoli. Allora, per quanto riguarda i calcoli, stiamo moltiplicando un mezzo per 3/4. E il risultato di questa operazione sarà 3 ottavi, quindi 3 ottavi, poi b alla seconda per b alla seconda, che è quindi b alla quarta. Andiamo avanti qua, stessa cosa, quindi moltiplichiamo un mezzo per 2/3. Nel fare questa operazione è possibile andare a semplificare il 2 con il 2 e pertanto otteniamo un terzo b. Anche qui per gli esponenti ci ricordiamo che gli esponenti vanno sommati, quindi qua c'ho 2, qua è come se ci fosse un 1, sommo gli esponenti e ho l'ultimo è il più semplice perché è già svolto, quindi meno un mezzo b alla seconda. Qualcuno potrebbe chiedersi, professore, ma questo b che è presente qui fuori, dove sta, con chi va? E quindi è importante capire bene cosa stiamo facendo. Allora, io ho 3 ottavi per b alla quarta. Il b alla quarta va al centro. È come se il 3 ottavi è la parte numerica che moltiplica b alla quarta. Più avanti vedremo che il b alla quarta che voi vedete qui presente è in realtà moltiplicabile per 3, cioè posso scrivere anche volendo 3b alla quarta fratto 8, cioè questo termine lo posso moltiplicare con il numeratore che è 3. Qual è la differenza? La differenza è non solo di forma, ma anche di sostanza, perché in questo modo stiamo esprimendo una cosa diversa, cioè mentre qui abbiamo il monomio 3 ottavi per b alla quarta, qua abbiamo una divisione che è stata fatta in questo modo. Andiamo adesso a svolgere un altro esercizio, che è l'esercizio 4. Allora, nell'esercizio 4
abbiamo tre termini che sono tre binomi di cui dobbiamo fare il prodotto. Allora, in questo caso è preferibile usare la cosiddetta proprietà associativa, cioè pensare di selezionare due di questi e poi il risultato moltiplicarlo per il terzo. Questa scelta è una scelta che dipende un po' da come è fatto l'esercizio. Vi ricordo, giusto per dovere di cronaca, che se io già con i numeri moltiplico 2 per 3 per 5, posso moltiplicare prima 3 e 5 e scrivere 15, poi il risultato moltiplicarlo per 2, ma nulla vieta di moltiplicare per prima 2 e 3 e il risultato poi farlo per 15, cioè per 5, e dopodiché riottengo la stessa cosa, cioè ottengo praticamente sempre 30. Questa proprietà si chiama proprietà associativa. Avrei potuto anche moltiplicare prima il 2 per il 5 e poi il risultato farlo per 3. Tornando a noi, questo esercizio, non essendoci dei prodotti notevoli, è preferibile, per esempio, unire nel prodotto, gli ultimi due termini. Allora, qua, lavoriamo così. 3b meno 2, qui iniziamo a moltiplicare, quindi come si fa la moltiplicazione tra questi due termini? Si fissa b e lo si passa, come abbiamo visto, a tutti, quindi iniziamo a passarlo al primo e al secondo. Allora diventa 3b al quadrato, passato al primo, poi più 2b al secondo. Stessa cosa dobbiamo fare con 1, quindi fissiamoci 1 e facciamo la stessa operazione, quindi col primo e col primo, tenendo conto che 1 non cambia nulla, quindi qua abbiamo in pratica più 3b più 2. Quindi abbiamo fatto questo passaggio. Dopodiché possiamo anche scrivere uguale 3b meno 2. Qui ci conviene sommare questi due termini perché sono termini simili, quindi avremo 3b alla seconda più 5b più 2. E ripetiamo lo schema di prima, quindi il primo termine lo passiamo a tutti, quindi uguale 3 per 3 è 9b alla terza, poi più, stiamo facendo questo, poi moltiplichiamo qua, più 15 b alla seconda più 6b. Poi dobbiamo passare il meno 2 e ripetere l'operazione. Quindi adesso invece dobbiamo passare questo meno 2. Passare questo meno 2 significa che avendo un segno meno, vedete, meno 2, mi cambierà tutti i segni presenti nel secondo polinomio. Quindi in pratica dobbiamo scrivere meno, qui sto andando a capo, quindi ripeto il segno, meno 6b alla seconda, poi meno 2 per 5, quindi meno 10b, meno 2 per 2, meno 4, meno 10b è meno 4. Abbiamo quasi terminato.
Stiamo facendo questo esercizio passo passo, quindi sembrerà a voce essere più lungo. E adesso dobbiamo sommare i termini simili. 9b alla terza, questo puntino lo vedete sopra, è sbagliato metterlo in questa posizione perché è pericoloso, può confondere l'esercizio. Preferisco o non metterlo proprio o metterlo sotto questo puntino per individuare praticamente i monomi simili. Quindi o non lo mettete proprio oppure piazzate sotto. Quindi questo 3B al terza vive da solo, quindi lo dobbiamo riscrivere così. Quindi 9B alla terza. Poi avete un 15b alla seconda che va con questo meno 6b alla seconda. Quindi ci sono termini simili. 15 meno 6 è 9, quindi più 9b alla seconda. Poi abbiamo questi qua. Vedete, qua mettere tre puntini o non mettere proprio niente è la cosa migliore. 6 meno 10 significa meno 10 più 6 è meno 4b, meno 4b, poi l'ultimo meno 4. Ok, punto e virgola per la fine. Notate che siamo andati in ordine, quindi prima la potenza di grado maggiore, poi man mano le altre, fino a chiudere con l'eventuale numero. L'altro esercizio, il 5, provate, a svolgerlo, voi. Andiamo, direttamente, al 7. Quindi, esercizio 7. Nell'esercizio 7 noi, ci aspettiamo, 4 termini, perché, moltiplicare un binomio per un binomio. 2 per 2 è 4. Il fatto è che abbiamo spiegato già che quando questi binomi sono fatti nel seguente modo, cioè voi qua avete un termine che è lo stesso, ok? Poi ne avete altri due presenti che anche sono gli stessi, però sono opposti. Quindi uno compare con il segno più, l'altro compare con il segno meno. Quando ciò capita, potete utilizzare il cosiddetto prodotto notevole. Quindi basta fare questo per questo e questo per questo. È più semplice, ovviamente. E quindi basterà moltiplicare il primo per se stesso, un quarto di A per un quarto di A. E il risultato sarà un sedicesimo di A alla seconda. Poi dobbiamo moltiplicare un terzo di B per meno un terzo di B, più per meno meno. Stiamo sostanzialmente facendo il quadrato di un terzo di B, quindi un nono di B al quadrato. Ok? Spero che sia chiaro. Vediamo un altro esempio. Un terzo b alla terza meno 2 per un terzo b alla terza, quindi questo è un altro esempio, più 2. Anche questo è un prodotto notevole e quindi procediamo. Primo per il primo, un 3 per 3 è 9. Qui dovete stare attenti. B alla terza per B alla terza. Quindi qua avete un B alla terza per se stesso. È come se stesse facendo un B alla terza al quadrato. Quindi qui state attenti, è B alla sesta. Eccolo. Poi meno 2 per 2 è meno 4. Quindi state attenti alle potenze. Ok. L'esercizio, diciamo 9, lo faccio io.
Eccolo. Esercizio, scusatemi. Esercizio 9. Allora, l'esercizio 9 è un esercizio che è relativo al cosiddetto quadrato di binomio. Chi è questo termine? Volendo, questo termine 3x alla quarta più y alla quinta, fare un quadrato significa moltiplicare per se stesso, 3x alla quarta più y alla quinta. Anche qua notate che dovrebbero essere dei quattro termini, 2 per 2. E abbiamo spiegato che in questo caso non sono quattro termini, ma poiché lo schema è sempre lo stesso, basta eseguire la regola del cosiddetto quadrato di binomio. Questa regola del quadrato di binomio è una regoletta che va vista così. Allora, io ho il primo termine, usiamo un po' i simboli della PlayStation, poi ho un secondo termine. Qua non so se ci può essere un più o ci può essere un meno, è un secondo termine. Devo elevare al quadrato, devo fare un quadrato qua. Allora, la regoletta ci dice, io devo fare il primo termine, devo dare il quadrato al primo termine. Poi, se c'è più, metto più, se c'è meno, metto meno. E faccio due volte il primo termine per il secondo. Quindi mi ricordo che al centro devo duplicare questa cosa, non moltiplicare per 2. Alla fine, qui metto sempre più e l'ultimo termine al quadrato. Quindi capitemi che è molto semplice lo schema, perché i primi due sono quadrati, sono sempre positivi. Il segno lo prenderà solo questo termine misto al centro. E ci dobbiamo ricordare che nel moltiplicare bisogna aggiungere il 2. Vediamo bene questa cosa, quindi senza fare la moltiplicazione, come funziona? Senza fare la moltiplicazione come avremmo dovuto fare, come funziona? Andiamo a fare. Primo termine. Facciamo con questo colore qui, così magari è più evidente. Il primo termine è 3x alla quarta. Questo coincide con il nostro triangolino. Devo elevarlo al quadrato. O più, perché in mezzo c'è più. Discorso in mezzo c'è più, in realtà state attenti perché facendo il prodotto dobbiamo fare il prodotto del primo e il secondo. Qui devo mettere due volte il primo che è 3x alla quarta per il secondo che è y alla quinta, poi più y alla quinta, tutto elevato al quadrato. Andiamo a fare i calcoli, quindi andiamo a fare i calcoli. Mi conviene cancellare un po' di roba da questa parte, giusto per un fatto di chiarezza delle cose che stiamo andando a scrivere. E quindi uguale. Anche qua state attenti alle proprietà delle potenze. Quindi 3 al quadrato è 9. X alla quarta al quadrato, vi ricordo che bisogna moltiplicare gli esponenti, è x alla ottava, poi più 2 per 3 è 6, x alla quarta, y alla quinta, e poi più, l'ultimo termine, stiamo attenti, è 5 per 2, quindi y alla decima. Ok, l'ultimo che è diciamo il 10 lo fate voi. Ora, qui c'è un po' di tutto in queste espressioni, cioè un'espressione tiene conto di tutte le piccole cose che ci siamo già detti e quindi vanno fatti tutti i passaggi. Partiamo dall'esercizio 11,
che facciamo insieme, gli altri provate a farli voi. Allora partiamo dall'esercizio 11, quindi il numero 11. Allora, nel numero 11, il primo, ecco, è un quadrato di binomio, quindi va usata la formula primo termine al quadrato, quindi 4a alla seconda. Poi dobbiamo fare il doppio prodotto. Se non riuscite a farlo subito, a mente lo scrivete, cioè in realtà fare il doppio prodotto significa moltiplicare il primo per il secondo e per 2. Quindi è facile sostanzialmente. Quindi otteniamo più per meno meno 2 per 2 4 4ab. Ultimo termine è il quadrato di meno b, quindi più b alla seconda. Ecco. Poi andiamo a fare l'altro, più, quindi più non cambia nulla, a alla seconda, doppio prodotto sempre tra questi due, più per meno e meno, meno 4ab più il quadrato di meno 2b che è 4b alla seconda. Poi andiamo qui vedete c'è un po' di roba, perché c'è un numero, poi c'è un monomio, poi c'è un polinomio. Sempre per la proprietà associativa ci conviene moltiplicare prima il numero, quindi in realtà stiamo scrivendo meno per meno più 2 per 3, 6a. Questo mi moltiplica a più b. Poi gli altri due vanno copiati, 2ab meno 5b alla seconda. Qui vediamo subito se ci sono dei termini che possono annullarsi. Allora, per esempio, termine b alla seconda è il 4. B alla seconda e il meno 5b alla seconda sono termini che si annullano, vedete? Perché 5b alla seconda meno 5b alla seconda, quindi vanno via. Uguale, facciamo questo prodotto, quindi 4a alla seconda meno 4ab più anche 4, questi non vanno via perché non sono, diciamo, opposti. Più alla seconda meno 4ab, poi più 6a al quadrato più 6ab più 2ab uguale. Allora, guardiamo bene i nostri termini. Allora, io ho 4 alla seconda. Poi ho a alla seconda, poi ho 6a alla seconda e quindi 4 e 6, 10, a alla seconda è come se ci fosse 1, quindi 11 a alla seconda. Andiamo a vedere invece gli ab. Qua di ab c'ho meno 4ab, meno 4, meno 8 di ab. Ma qua c'ho più 6 e più 2 che fanno 8ab, quindi meno 8 più 8 vanno via, ho trovato il risultato. Allora, ultima osservazione prima di lasciarvi. Abbiamo fatto gli esercizi passo passo, quindi chi sta seguendo la lezione può avere l'impressione che tutto sia molto pesante. In realtà, una volta capite le regole, si procede estremamente veloce nello svolgere gli esercizi. Quindi, questa lentezza è dovuta alla spiegazione e al fatto di commentare passo passo l'esercizio. Un caro saluto a tutti.